collaborazione di questa iniziativa, che è quello di Mario Rigoni Ster, lo scrittore. Ieri sera sono andato a salutare e a rendere omaggio proprio per questa ricorrenza alla signora Anna, la consorte, la quale con due lacrime manda un saluto e un ricordo a tutti i partecipanti. Non solo, ma lo porterò alle animatrici dell'aspetto dell'avifauna e degli animali e a praticamente a reso omaggio a questa manifestazione con il libro Il Bosco degli Uruguagli, che provvederò a farvi avere, no? E credo che sia una cosa che ci fa piacere, proprio perché attraverso questi camminamenti Mario Rigoni Ster aveva tagliato il nastro inaugurale. E Vita Trentina è ben testimone anche di questo, con le pagine che ha dedicato al compianto scrittore italiano. E vorrei dire anche un'altra cosa: il Vescovo prima di partire si era rammaricato di non poter essere con noi questa mattina, è stato ben rappresentato da Monsignor Zadra, ma ha lasciato il suo biglietto da visita, ovvero la disponibilità di utilizzo del suo orto, e qui abbiamo degli esperti oggi che vengono addirittura dalla Fondazione MAC, e quindi con la possibilità, ecco, lui dice, di vangare, predisporre i settori e seminare soprattutto, che credo che sia la sua attività preeminente alla quale pensa. Ci fa piacere questo collegame che è stato ricordato dal Presidente del CAI. Quello del collegamento con il Messico, e sappiamo che padre Eusebio Francesco Chini è nato nelle nostre terre e ha seminato proprio delle sementi che si era portato con sé nello stato di Sonora e nell'Arizona, negli Stati Uniti, ma non solo. Da grande naturalista e scienziato naturalista ha fatto delle scoperte per le quali ha meritato il posto nel Famedion di Washington insieme ai grandi degli Stati Uniti. Quindi grazie a tutti voi di nuovo.